7 gli atleti che compongono la testa della corsa sembrano filare di comune accordo. È Riccardo Marchesini adesso a fare l'andatura, poi la volta di Pesci a rilevare, poi arriva Longhitano per la Gragnano, l'ex campione toscano. 4 chilometri alla conclusione e sono questi i 7 atleti al comando, e quindi vedremo se sarà un esito tra questi 7 atleti o se qualcuno proverà a far qualcosa dalle retrovie. Sembra ormai essere tagliato fuori il gruppo alle loro spalle, anche se non c'è troppo da, come dire, stare sugli allori, perché non è tantissimo il distacco. Adesso è Buitrago che probabilmente sta favorendo l'azione del suo compagno di squadra Rotondi, che si trova al comando. Dicevamo, non c'è da stare troppo sugli allori, perché di una quindicina di secondi il ritardo del gruppo dai 7 atleti che compongono la testa della corsa. E quindi vedremo se ci sarà chi avrà le forze e l'interesse di andare a riprendere gli atleti al comando oppure no. Ultimo chilometro, ormai lo possiamo dire, il 78esimo giro delle due province, è un discorso da questi atleti che vediamo inquadrati. Ultimo rifornimento per Pesci, ovviamente la Gragnano ha 2 atleti sulla testa, quindi può contare su una superiorità numerica. Marchesini non si fida, sta al comando ma allo stesso tempo cerca di controllare la situazione alle sue spalle. Questo è il gruppo che sta provando a rinvenire alle spalle, ci prova anche un atleta della Regolo che sta fiutando il pericolo, ma niente da fare, li vedono laggiù in fondo ma ormai sono all'altezza dell'ultima curva che li mette nel rettilineo finale. Gli atleti al comando, ultime centinaia di metri, quindi ormai sarà volata per questi corridori che si presentano ai 200 metri dalla conclusione. Tra poco entrerà in funzione anche la nostra telecamera fissa, eccola qua, lanciata alla volata, è un testa a testa tra Rotondi e Pesce ed è Rotondi nettamente a vincere il team Cinelli, seconda posizione per Manuel Pesce della Malmantile, terzo Lorenzo Friscia della Gragnano, quarto Michele Corradini della Fortebraccio, quinto Nesi della Work Service, sesto Marchesini della Triple Tetro, settimo Longhitano della Gragnano, ottavo Menegale della Gallina Colosio, nono Campesan della Work Service e decimo Zandri della Maltinti. Il tempo di rivedere velocemente la vittoria per la prima per il team Cinelli di Rotondi e poi vi lasciamo alle interviste realizzate da Giacomo Biagini. Matteo Rotondi, team Cinelli, oggi una vittoria di prestigio in una gara storica, 78esima edizione per il Giro delle Due Province, un'emozione unica per te. Sì, sono davvero molto contento, è la prima quest'anno, sono venuto da un periodo un po' difficile, quindi sono contento di esserne uscito al meglio. Sono già stato per questa corsa gli anni scorsi, quindi la conoscevo bene e sono contento di aver vinto qui. Siete andati via nel finale in un gruppetto ristretto, 7-8, qual è stato il momento magari decisivo per te durante la corsa? Quando è che hai capito che dovevi muoverti? Sì, avevamo diverse chance noi come squadra e ci siamo mossi come abbiamo deciso all'inizio e ho cercato di tenere i migliori in salita ed è stato così, siamo andati via un gruppetto e abbiamo collaborato e siamo arrivati qui in volata per giocarci la corsa. Ecco, una dedica speciale per questa vittoria? Sicuramente a mio padre che mi supporta sempre, oggi anche qui con me, al mio direttore sportivo che quest'anno ha creduto in me e mi sta sostenendo per questa stagione. Obiettivi futuri? Beh, sicuramente vincere ancora. Manuel Pesci, team Malmaltile, allora oggi è stata una volata incredibile, un gruppo ristretto, siete andati via nel finale, tu eri, diciamo, l'uomo per molti considerato il favorito per una volata ristretta perché sei veloce. Sì, oggi siamo andati via sulla salita e non credevo che riuscivamo ad arrivare all'arrivo, però andavamo di comune accordo e sì, anch'io ero molto convinto di questa vittoria e è un po' che cerco questa vittoria che non arriva, sempre piazzamenti, e però Rotondi è stato più forte, è uscito dalla curva dietro, però aveva fatto una grandissima rimonta, non c'è stato niente da fare. Oggi sei stato molto attivo, anche la tua formazione, alla fine sei riuscito a cogliere questo secondo posto, dov'è stato il momento clou della tua corsa? Beh, sicuramente i miei compagni di squadra mi hanno dato una mano quando è andata via la fuga iniziale a cercare di chiudere e poi dopo nell'ultima tornata della salita mi hanno portato davanti, hanno fatto un bellissimo lavoro
e diciamo che il momento clou è stato sull'ultima salita dove siamo riusciti ad andare via ed arrivare fino all'arrivo. Peccato, la condizione c'è, però è sempre un secondo posto da non buttare, ecco. Lorenzo Friscia, Gragnano Sporting Club, oggi un terzo posto in una gara che aveva come salita il termine di Buti. Sei stato molto attivo del Gragnano sempre nelle azioni decisive, alla fine sei uscito tu come uomo di punta. Sì, eravamo io e Claudio, il mio compagno di squadra, che sempre pronto ad aiutarmi, è veramente fedele, cioè è già capitato 3 volte e tutte e 3 le volte mi ha dato una mano. E niente, la volata sono entrato bene, però sono rimasto chiuso a 150 metri. Potevo fare meglio, però veramente quello ragazzo della Cirelli è uscito veramente al doppio di noi e è stato il più forte, dai. È un buon risultato perché è una gara storica, è una gara anche importante, il Giro delle Due Province, per te, che ti fa prendere anche, diciamo, morale per il proseguo di questa stagione. Sì, è stato, diciamo, all'inizio ho avuto molta difficoltà, anche perché ho corso molto poco e non mi riuscivo ad arrivare, perché una cosa tira l'altra e è uno sport dove demoralizzarsi e fai presto. E quindi sì, già ho fatto quarto domenica, terzo oggi, mi aiuta, dai.